Maya Thwaithwai Kwang was supposed to be celebrating her 20th birthday on Thursday. Dear Mr. Minolai, come take a walk with me, take a walk with me. Come take a walk with me, take a walk with me. Let's pretend we're just two people. You're not better than me. Ask you some questions if we could speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? How do you feel when the lives are taken away? What do you feel when you look in the mirror? Sleep while the rest of us cry. How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell? Buonasera a tutte e a tutti, siamo qui insieme per questo momento che non è un webinar come tanti altri, questo è un momento di preghiera, ci hanno introdotto i seminaristi del PIME di Monza, dello studio teologico internazionale del PIME di Monza con questo canto e siamo idealmente collegati con tante persone
sparpagliate un po' in tutto il mondo. In questo momento siete quasi un migliaio collegati, gli iscritti sono più di 1600 e è bello sapere che siamo da tanti posti del mondo uniti in preghiera per il Myanmar, per il suo popolo, per la sua chiesa. Questo appunto è una serata che è stata organizzata dalle editrici missionarie, dalla EMI, insieme con Asia News, con la Federazione della Stampa Missionaria, con il Centro Missionario PIME di Milano e il Seminario Teologico Internazionale appunto del PIME di Milano. È una serata di ascolto, di preghiera e di appunto comunione con il Myanmar, sottolineo proprio questa parola. Avremo tra noi innanzitutto la testimonianza di Suora Rose Nutwang, che è la suora che in questi giorni è diventata un po' l'icona della protesta, della voglia di pace e di democrazia del Myanmar, ma in lei noi vediamo tutto il popolo del Myanmar, vediamo i giovani del Myanmar che sono gli autentici protagonisti di questi eventi. Avremo la testimonianza di un'altra consorella, Anna Teresa, daremo la parola a un seminarista, a un diacono del PIME, Don Bahu del PIME di Monza, ci aiuterà nella presentazione della situazione, lo vedete collegato, padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News, e ci proporrà una riflessione sul tema della teologia della pace in conclusione di questo incontro il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che salutiamo e ringraziamo come del resto tutti i nostri ospiti, i nostri relatori. Io ringrazio ovviamente di cuore voi tutti che siete collegati, ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questa serata e tutti coloro che si sono prestati per la realizzazione appunto di questo momento, che insisto è un momento fondamentalmente di preghiera. Non è stato facilissimo tenere i contatti anche con Myanmar per le note ragioni, ma siamo molto contenti che questo sia accaduto. Credo che vada detto anche che tra queste adesioni ce ne sono alcune che merita di essere ricordate in particolare. Intanto anche dalla chat voi dei partecipanti vedrete un po' i paesi, le città da cui arrivano appunto le persone collegate. Però oltre all'ufficio missionario della Diocesi di Milano, che ringraziamo, che appunto ha dato una mano importante anche all'organizzazione di questo incontro, credo che una parola speciale vada rivolta alle comunità religiose, le nomino, le suore del preziosissimo sangue, le suore della riparazione che sono state fondate da padre Carlo Salerio, missionario del PIME, le suore di San Giuseppe dell'Apparizione, le suore della Carità che tutti conosciamo come suore di Maria Bambina, le ancelle missionarie del Santissimo Sacramento e le suore missionarie della Fede. Sono tutte congregazioni presenti, attive in Myanmar. Ci sono anche collegate varie comunità salesiane che pure hanno una presenza in Myanmar, ma forse la comunità religiosa che in questo momento è forse tra le più significative è quella di San Francesco Saverio, che è appunto la congregazione di appartenenza delle due suore che prenderanno voce questa sera nelle testimonianze. La congregazione di San Francesco Saverio è un istituto di diritto diocesano, è il più antico del Myanmar, che è stato fondato in Myanmar da un vescovo francese alla fine dell'Ottocento e conta oggi circa 450 suore che sono diffuse in 13 delle 16 diocesi e in 5 paesi oltre al Myanmar. Anche l'Italia ha una serie di comunità a Lecco, da dove in questo momento sto parlando. Tra i tanti gruppi che sono collegati ci sono i gruppi di giovani che stanno facendo la catechesi attraverso questo momento di incontro, ci sono volontari dell'operazione Mato Grosso in Perù, c'è un missionario del PIME che sta in Algeria, insomma siamo in tanti, ma siamo in tanti perché sentiamo che sia questo un momento importante per esprimere la nostra solidarietà da cristiani nei confronti del Myanmar. E la solidarietà da cristiani equivale innanzitutto a pregare, ma equivale anche a informarsi, a sapere le cose, a sapere che cosa succede. Ed è per questo che io do immediatamente la parola a una persona che il Myanmar lo sta seguendo da anni, padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News del PIME, è un missionario giornalista
molto noto. Sapete che Asia News è una realtà ormai sul web dal 2003, ma in realtà è stata fondata da padre Gheddo nel 1986. Ecco, padre Bernardo ha raccolto l'eredità di padre Gheddo e sta dando da anni, lui e la sua equipe, i suoi corrispondenti, sta dando da anni un'informazione alternativa sull'Asia e anche su Myanmar. Cedo a lui immediatamente la parola perché ci aiuti a costruire, come dire, le coordinate essenziali di quello che sta accadendo in queste settimane nel Myanmar dopo il colpo di Stato del 1 febbraio scorso. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti e buonasera anche ringraziandovi della vostra partecipazione, che è davvero commovente. Cosa possiamo dire? Da febbraio in questo paese, nel Myanmar, noi ci troviamo, secondo me, davanti a un fatto vecchio e a un fatto nuovo. Il fatto vecchio è il colpo di Stato tentato dai militari, che in pratica vuole riportare indietro il paese ai tempi della giunta che ha dominato dal 1962 al 2011. Nel 1962, infatti, il generale Ne Win, autoritario e socialista, ha compiuto un colpo di Stato e ha preso il potere, scalzando il governo democratico che esisteva dal 1948, l'anno dell'indipendenza. In pochi anni gli stranieri sono stati espulsi e sono stati espulsi anche 250 missionari. Del PIME, del mio istituto, che erano lì, sono rimasti soltanto in 11, quelli che erano lì da oltre 10 anni. Fra loro vi era anche, forse il più famoso, il beato Clemente Wismara, l'apostolo dei bambini. Da allora, pur cambiando sempre nomi e definizioni, l'esercito ha tenuto il paese sotto il pugno di ferro. Le testimonianze che abbiamo pubblicato tante volte su Asia News e che io ho ascoltato direttamente dalle vittime quando sono stato in Myanmar, raccontano di villaggi bruciati, di chiese distrutte, di donne stuprate, di bambini costretti ad essere schiavi o bambini soldato, sparizioni notturne di oppositori, fosse comuni. Quello che poi noi più tardi abbiamo sentito che è avvenuto per i Rohingya, ma in Myanmar è avvenuto per tutte le minoranze. Nel 1990, vi è stato poi un tentativo di fare elezioni libere, vinte dal partito di Aung San Suu Kyi, questa signora molto importante, molto simbolica. Il suo partito è la Lega per la Democrazia. E le ha vinte proprio lei, soltanto che la giunta non le ha riconosciute e ha messo in prigione Aung San Suu Kyi e i suoi collaboratori, proprio come avviene in queste settimane. Più tardi, l'economia in uno stato di isolamento, il cambiamento di mentalità anche di alcuni dell'esercito hanno portato a qualche cambiamento. C'è stata una nuova costituzione nel 2008 che garantisce però il 25% dei seggi ai militari insieme ad alcuni importanti ministeri. Poi c'è stata la liberazione della signora, come viene chiamata Aung San Suu Kyi, e nuove elezioni nel 2010, che però erano così manipolate che la popolazione le ha boicottate. Finalmente nel 2015 si sono tenute nuove elezioni, queste abbastanza libere, che vengono vinte sempre dalla Lega Nazionale per la Democrazia. Nel novembre del 2020, quindi pochi mesi fa, ci sono state ancora elezioni, stravinte con il 75% dei seggi sempre alla Lega Nazionale per la Democrazia. A questo punto, siccome anche tra i militari serpeggiano desideri di cambiamento, la giunta teme che questa vittoria sia la fine del loro potere, non solo militare, ma anche economico, dato che tutte le risorse del paese, petrolio, gas, agricoltura, legname pregiato, miniere, sono tutte nelle loro mani, mentre il libero mercato è in affanno. Da qui si capisce che il colpo di Stato è una questione di vita o di morte per i militari. Ma essi si sono trovati davanti a un fatto nuovo, come dicevo, un fatto nuovo mai visto, che è la risposta di tutto il popolo contro la dittatura. I passati tentativi di rovesciare la giunta avevano come protagonisti gli studenti universitari nel 1988, le lunghe file di monaci buddisti nel 2007. In queste settimane, invece,
lo sciopero, la disobbedienza civile, sono stati lanciati dai medici, dagli infermieri, poi insegnanti, studenti, impiegati di banca, ditte private, ferrovieri, portuali, negozianti. Di conseguenza l'economia si è fermata. Lo stesso generale, il potente Min Aung Hlaing, a capo della nuova giunta militare, ha ammesso che 2/3 degli ospedali non funzionano. E secondo l'ONU, 3/4 degli impiegati statali sono in sciopero. Un canale birmano, poi, afferma che lo sciopero ha azzoppato anche tutti i 24 ministeri del nuovo governo. Gli scioperi e le manifestazioni si sono diffusi in diverse città. Centinaia di migliaia di persone, di giorno o di sera, vedevo prima di questo incontro le immagini a Insein di decine di migliaia di persone con le candele che appunto sfidavano il coprifuoco. Quindi centinaia di migliaia di persone di giorno e di sera che manifestano, con cartelli spesso ironici o umoristici, e anche questa è una novità. E la popolazione chiede che cosa? La fine del colpo di Stato, la liberazione dei prigionieri politici e il ritorno alla democrazia. Un'altra novità, devo dire, molto importante, è il carattere multietnico delle manifestazioni. Un segno che le 136 etnie del Myanmar possono vivere insieme senza il pugno duro dei generali. La multietnicità del paese è stata spesso una zavorra per l'unità nazionale. Anche se l'esercito, che si poneva come garante della sua unità, ha sempre attuato la cosiddetta politica del divide et impera, dando armi a un gruppo, combattendone un'altra, mettendoli gli uni contro gli altri e intervenendo poi con forza per pacificare. In questo momento, invece, la maggioranza delle etnie si trova unita contro il golpe e contro la giunta. Molte etnie, soprattutto i Chin, i Kachin, i Karen, non sono ancora in pace e da anni fanno la guerra contro la giunta che li depreda di tutte le ricchezze del territorio. E ora stanno pensando di unire le forze per combattere le violenze dell'esercito che terrorizza la popolazione, uccidendo i manifestanti. Un altro fatto importante che potremo anche vedere in seguito con le testimonianze ecclesiali è la partecipazione alle manifestazioni di sacerdoti, seminaristi, suore cattoliche. Spesso, forse un po' meno che in passato, con loro vi sono anche monaci e monache buddisti. Vi sono vescovi che appoggiano in modo esplicito le manifestazioni. Altri, come il cardinal Charles Maung Bo, che è presidente della Conferenza Episcopale Birmana e arcivescovo di Yangon, cercano di non colpevolizzare troppo la giunta per lasciare aperta una via di dialogo. Molti sacerdoti e fedeli considerano questa posizione un po' troppo neutrale, però di fatto il cardinal Bo, bisogna dire, che sta denunciando tutte le violenze. E infatti la risposta dei militari è sempre più violenta. Ad oggi l'esercito e la polizia hanno ucciso almeno 60 persone. 1/3 di queste vittime erano giovani al di sotto dei 18 anni, uccisi con pallottole letali alla testa o fracassati di botte. Poi ci sono le sparizioni notturne e gli arresti, almeno 2000. Qualcuno degli arrestati è morto in prigione per le torture. 3 giorni fa è stato seppellito il consigliere di Aung San Suu Kyi, U Zaw Myat Lin. Ho visto le foto del suo cadavere, così sfregiato. Veramente ha subito delle torture spietate, questo poveraccio. E la giunta dice che è morto cadendo dal balcone. I paesi occidentali subito hanno condannato il golpe e imposto sanzioni mirate contro i capi militari. Il segretario generale dell'ONU anche ha condannato il colpo di Stato. Il Consiglio ONU per i diritti umani a Ginevra ha osato dire che la giunta sta compiendo crimini contro l'umanità. Ma una mozione del Consiglio di sicurezza è stata fermata prima dalla Russia e dalla Cina e poi, avanti ieri, da Russia, Vietnam, India e Cina. Quest'ultima, la Cina, è sospettata di sostenere la giunta,
come ha fatto per molti decenni. È vero che per la prima volta però Pechino ha pubblicamente smentito di offrire alcun aiuto ai militari, ai generali. Però è anche vero che ha avuto rapporti in questo mese con i generali per garantire sicurezza all'oleodotto che porta petrolio e gas dal Myanmar a Kunming, che poi è la grande, diciamo così, il grande sogno della nuova via della seta della Cina, di passare attraverso il Myanmar verso l'Oceano Indiano. I paesi dell'ASEAN, poi, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, dicono che non intervengono nei fatti interni di un paese e al massimo possono garantire nuove elezioni, proprio come desidera la giunta. Tutti questi paesi temono che venga a mancare la cosiddetta stabilità, che è garantita dall'esercito, senza di cui si avrebbe una valanga di profughi e problemi economici anche nei loro confini. Ma con lo sciopero, la disobbedienza civile, la loro unità, la popolazione del Myanmar sta dicendo al mondo che loro sono disposti ad andare avanti anche a rischio della vita. In Myanmar, io trovo, si sta giocando una partita importante per il mondo, quella della decisione fra democrazia e autoritarismo, tra stabilità e diritti umani. Ma d'altra parte, una stabilità senza la partecipazione del popolo è come tenere in prigione uno scheletro. E invece questi manifestanti, che sono tutti pacifici, mostrano di essere vivi e di voler vivere, e per questo hanno bisogno del nostro sostegno, della nostra solidarietà e della nostra preghiera. Grazie. Grazie a Padre Bernardo per questa sintetica ma molto efficace spiegazione di quello che sta accadendo, e soprattutto per averci aiutato a capire la posta in gioco. Stiamo davanti a un fatto che forse tra poco studieremo sui libri di storia, perché è davvero un momento di svolta, e quindi giustamente è stato evocato anche come augurio, come speranza, l'intervento della comunità internazionale, che in questo momento è divisa, di fatto è in parte spettatrice, in parte mobilitata, ma insomma non è ancora riuscita a ottenere un risultato. Ecco, io mentre mi accingo a dare immediatamente la parola a Suor Anna Teresa, che è la prima delle voci birmane che ascoltiamo, vorrei di nuovo farvi riflettere, proprio sono cose che gli stessi birmani diranno e le stesse birmane diranno, riflettere sul fatto che i protagonisti di queste proteste, così come è accaduto a Hong Kong, sono i giovani, non solo loro, ma diciamo il nervo centrale, la spina dorsale sono questi giovani che sanno di rischiare, che sanno di avere davanti un nemico, un avversario perlomeno molto duro. Padre Bernardo ha ricordato che ci sono già state molte vittime civili e molti sotto i 18 anni. Però questi ragazzi, questi giovani, queste ragazze ci danno una testimonianza notevole, soprattutto ai nostri giovani, alle nostre ragazze, di impegno, di determinazione, di coraggio e di voglia di cambiare il mondo. Ecco, appunto, io adesso passerei immediatamente la parola alla prima di queste voci birmane, Suor Anna Teresa, è una religiosa appunto delle suore di San Francesco Saverio, che parla in italiano perché per qualche anno ha lavorato ed è stata molto apprezzata qui a Lecco. Attualmente si trova in Myanmar, nel sud del Myanmar, dove lavora appunto in una delle comunità del suo istituto. Ascoltiamo la sua testimonianza. Ciao signor Gerolamo Fazzini e tutti amici italiani. Siamo suore di San Francesco Saverio di Myanmar e in questo momento la sede è a Pathein, è un po' 4 ore in macchina di lontananza da capitale di Yangon. E adesso siamo proprio ogni giorno, è urgente la situazione, militari sono forti, sono diventa più cattivi, più terroristi. Oggi, anche stamattina, anche pomeriggio, più di 3-4 persone sono morti
e poi più di 10 sono feriti in diverse città. E sentiremo alla fine della giornata quanti sono morti. Allora, fino adesso più di 20 persone hanno ucciso. E poi adesso la generazione Z, volevo dire giovani di 20 anni, circa 20 anni, questi ragazzi sono proprio, vogliono democrazia, allora protestano, non hanno paura di niente, causa di, grazie di loro, proprio i protesti di tutte le città in Myanmar sono vivi. Stiamo pregando per questo, una cosa è per la sicurezza, per essere sicuro per tutti i protestanti, diciamo, per fare le persone di protesta, e poi seconda cosa per la conversione di militari, perché anche loro sono persone, no? Però hanno questa mentalità proprio forte, proprio da non umani, diciamo, e per loro anche da chiediamo la grazia per essere proprio conversione di loro. E poi la terza cosa è i prossimi giorni, non ancora da morire le persone, anche per essere sicuri per tutti la gente di Birmania. Grazie mille, è solo una preghiera, per chiediamo tutti insieme con tutto il cuore Gesù, misericordia e la Madonna di grazia di darci, proprio abbiamo bisogno di urgenza, no? Grazie, ciao, ciao a tutti. Ok, abbiamo ascoltato la testimonianza di Suor Anna Teresa, scusate per il problema tecnico. Suor Anna Teresa, come dicevo, vive in Myanmar e ci ha invitato proprio a pregare, ci ha invitato a pregare e ha detto questa cosa molto coraggiosa per la conversione dei militari, perché sappiamo benissimo che non basta la diplomazia, non bastano gli accordi internazionali, che pure sono importanti, che pure sono assolutamente fondamentali, ma qui stiamo pregando proprio perché Dio aiuti a cambiare i cuori. Allora io passo adesso la parola a Don Bahu, è un diacono del PIM e tra pochi mesi diventa sacerdote, è uno dei futuri sacerdoti che sta continuando il messaggio di evangelizzazione del PIM in tutto il mondo. Per tanti anni, per 140 anni il PIM ha lavorato in Myanmar, ha seminato portando tantissimi missionari dall'Italia, dall'Europa in Myanmar, e da alcuni anni è il Myanmar che regala missionari a tutto il mondo attraverso il PIME e non solo. E anche nella chat poco fa mi è caduto l'occhio su una suora missionaria del Myanmar che lavora in Argentina. Ecco, quindi il Myanmar vive questo sforzo missionario, una chiesa piccola numericamente, vive in una realtà, un paese che è quasi esclusivamente buddista, la realtà della Chiesa Cattolica è molto piccola numericamente, è un piccolo gregge ma molto vivace, molto significativo, e il suo dinamismo missionario ne è una prova. Allora io ringrazio Don Bahu, a cui cedo immediatamente la parola, e lo ringrazio di questa testimonianza. Buonasera a tutti. Sono Gregorio Bau, un diacono del PIME e vengo dal Myanmar. Prima di tutto vorrei esprimere gratitudine a Dio che ci dona la sua grazia in questo momento speciale, e grazie a tutti voi uniti in preghiera per il Myanmar e con il popolo birmano. Come ben sappiamo, siamo in una situazione di difficoltà e di emergenza, prima di tutto
per il Covid che strappa via la gioia della nostra vita. Ma questi giorni ci mette in crisi soprattutto la situazione politica in Myanmar, che è insopportabile e è difficilissima. Il dolore del popolo birmano è enorme. A noi birmani ci vengono chieste lacrime, il sudore del sangue, preghiera costante e perfino di versare il proprio sangue per riconquistare libertà, giustizia, sicurezza e democrazia. Da 1 febbraio, con il colpo di Stato, sono stati arrestati i nostri capi, ci sono state tolte la libertà, la giustizia, la sicurezza e i diritti umani del nostro popolo. Come un birmano e a nome del popolo birmano, vorrei invitare tutti voi, non solo stasera, ma ogni giorno, a pregare per il Myanmar e il suo popolo, per la pace, per la giustizia, per i nostri governanti eletti dal popolo, per la sicurezza e la giustizia nei confronti degli accusati e degli arrestati. Pregate per i giovani che combattono giorno e notte tra gravi pericoli, combattono nelle strade delle diverse città contro i bastoni, i proiettili e le bombe. Questi giovani sanno bene che potrebbe essere l'ultimo giorno della loro vita terrena. Preghiamo perché il Signore li protegga. Questi giovani sanno bene anche che la loro vita non dura, non possiamo dire niente che durerà neanche un giorno. Preghiamo perché il Signore li protegga dai pericoli e li guida e dia loro saggezza perché non cadono nella lotta. Ricordiamo gli eroi, cioè i martiri della pace caduti in questi giorni. Hanno versato il loro prezioso sangue e donato la loro vita. Non hanno pensato al loro interesse e al loro futuro, ma hanno avuto un obiettivo più grande, la pace di tutto il paese. Il Signore dia loro la ricompensa eterna e asciughi le lacrime dei loro familiari e li aiuti a superare questa sofferenza. Preghiamo anche per i militari e i poliziotti che trattano la gente come nemici. Sono responsabili di un massacro crudele. Sparano per uccidere intenzionalmente gente innocente scesa in strada. Che il Signore apra il loro cuore e i loro occhi per vedere la verità e cosa significhi essere servitore dello Stato. E il Signore tolga lo spirito maligno dal loro cuore e semini lo spirito di conversione dal male per fare il bene del popolo. Signore Gesù, tu ci hai detto: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso è leggero. Noi, tuoi discepoli, ci mettiamo ai tuoi piedi e ti preghiamo e ti affidiamo con piena fiducia in Myanmar e il suo popolo, piccoli e grandi, giovani e anziani, uomini e donne. Ti preghiamo per la Chiesa birmana e tutte le religioni perché siano sotto la tua protezione
e la tua guida. Fa che siano in pace e abbiano una vita piena di dignità, di libertà, giustizia e pace. Maria, Madre di Gesù e Madre del nostro popolo, prega per noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Maria di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a Don Baù per questa appassionata testimonianza e per questa preghiera detta proprio con il cuore. E adesso diamo la parola alla terza voce birmana, sarà quella di Suor Anne Rose Nutwang, che appunto è diventata un po' il simbolo, la foto sua di fronte ai militari ha ricordato a molti una scena già vista nell'89 sulla piazza Tiananmen, ed è un po' l'icona della forza, della debolezza contro il potere che schiaccia i più deboli, che vuole imporre la prepotenza. E invece questo è il simbolo, come diceva anche bene padre Bernardo, il simbolo della disobbedienza civile pacifica sulla scia di Martin Luther King e di tanti altri che hanno manifestato la loro volontà di pace e di riconciliazione, e anche però di denuncia. Ecco, allora adesso ascoltiamo immediatamente la sua testimonianza, al termine della quale avremo un minuto di silenzio, durante il quale le slide ci aiuteranno a ripercorrere le parti salienti della sua testimonianza, quindi resteremo per un minuto in silenzio e successivamente ascolteremo invece il brano delle Beatitudini, letto di nuovo da Don Baù. Minglava, I am Sister Anna Rosa Nutau. I am a St. Francis Xavier sister. I live in Nijina, Upper Myanmar. I work at Melikintai Clinic. I would like to ask you, our friends in Italy, a prayer for Myanmar. Thank you. I will share my experience with the Polish and our protest people on the 28th February 2021 in Myanmar. Alumbe Minglaba, Jama, Teningguri ni donga lungkhere Teningguri ni ma Jama jong twi ya le ya bona. Buonasera a tutti. Sono Suor Anna Rosa Nutau. Vorrei chiedere agli amici in Italia di pregare per il Myanmar. Condividerò con voi l'esperienza che ho fatto il 28 febbraio scorso. Da più di un mese ormai il nostro popolo in Myanmar sta soffrendo. Mentre a causa dell'emergenza coronavirus la gente si trovava già in gravi difficoltà legate al lavoro e soffriva per vari motivi, si è verificato l'improvviso cambio politico che sappiamo. Per questo tutti ci troviamo in un momento di profonda tristezza. Come sta facendo l'intero popolo del mio paese, manifestando ed esprimendo le proprie rivendicazioni, così il 28 febbraio, anche davanti alla nostra clinica, a Micina, sono passati vari gruppi di manifestanti. Erano scesi in strada per far conoscere i loro desideri in modo pacifico, senza creare problemi. Mentre passavano per strada, io stavo curando tanti pazienti nella nostra clinica, perché gli ospedali statali sono chiusi a causa della situazione politica. Mi trovavo con infermieri e medici, quando ho sentito le voci e gli slogan dei dimostranti contro i militari. A un certo punto sono arrivati i camion dei militari e della polizia con un'autocisterna. I poliziotti sono saltati giù e hanno immediatamente sparato e colpito le persone con il manganello e con le fionde. Io ho gridato ai dimostranti di entrare in clinica. Poi sono andata davanti alla polizia. Vedendo i manifestanti che si trovavano in pericolo, in altre città l'abbiamo visto, le proteste sono finite nel sangue, ho deciso di proteggerli,
anche a rischio della vita. Per questo motivo sono andata dai poliziotti e li ho supplicati, implorandoli di non sparare sui civili né di pestarli con i bastoni o ferirli con le fionde. Se volete picchiare la gente o sparare sui dimostranti, fatelo con me, al posto loro, perché non riesco a sopportare che essi soffrano per la violenza. Uccidete me, non la gente. Ho detto questo dopo aver visto ciò che è accaduto in altre città, a Yangon, Mandalì e Nipido, dove tanti sono stati massacrati come animali. Dopo aver parlato con loro, i poliziotti si sono spostati un po' indietro. Pensando che stessero per andarsene, sono tornate in clinica per visitare i pazienti feriti. Ma purtroppo i poliziotti hanno continuato a inseguire la gente per arrestarla o usare violenza. Vedendo ciò, sono uscita di nuovo, lasciando i feriti in clinica. Ho chiesto loro nuovamente di lasciare in pace i manifestanti. In quel momento, uno dei poliziotti mi ha suggerito di non rimanere là perché era pericoloso. Gli ho risposto che se avessero compiuto ancora violenze contro la gente, non mi sarei mossa da lì. Uno dei soldati mi ha detto che non sparavano per uccidere, tuttavia io non mi fidavo più delle sue parole perché ho visto cosa è accaduto nelle altre città. Tanti sono stati colpiti con violenza alla testa o alle gambe. Alla fine i poliziotti hanno cominciato a parlare tra loro. Poi, dopo aver raccolto le cose lasciate a terra dalle persone scappate, hanno smesso di inseguire i civili. Nella mia città non ci sono stati dimostranti uccisi quel giorno. Altrove, invece, molte persone hanno subito violenza e sono rimaste ferite. La vita dei giovani è molto preziosa, ma tanti di loro la stanno mettendo a rischio pur di ottenere pace, giustizia e democrazia. Tutto il resto per loro finisce in secondo piano. Vanno a manifestare per chiedere ciò che desiderano per il paese. Alcuni di loro sono stati uccisi dai militari in modo crudele. Io appartengo al popolo del Myanmar, per cui avverto gli stessi sentimenti della gente e mi sento triste. Rappresento un granello di sabbia o un mattone del muro in costruzione e voglio essere utile al mio popolo. Prego il Signore per il mio paese e vi chiedo di farlo con noi. Auguro a Papa Francesco e a tutti gli amici italiani di essere felici e sereni nella vita e nel lavoro quotidiano. Grazie di cuore a tutti voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, vedendo le folle, salì su monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare
e insegnava loro dicendo: «Gliati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Gliati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Gliati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e vi mettendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è il vostro ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A nulla altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma su candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, e che vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». In questo momento volevo invitare tutti a pregare insieme con la preghiera che è stata composta da un missionario in Myanmar. Signore, soffia il tuo spirito sulla terra birmana, dona pace a tutti i popoli del Myanmar, consola gli animi di chi vuole riconquistare la propria libertà. Ascolta il grido di coloro che chiedono giustizia. Signore, infondi coraggio alla Chiesa birmana e ai leader di tutte le religioni. Dona loro la forza di adempiere alla vocazione di guide e pastori dei fedeli. Spirito di sapienza, soffia forte su tutti i fedeli birmani. Porta loro il dono del discernimento, perché sappiano vincere il male con il bene. Signore, soffia il tuo spirito sulle coscienze di chi abusa del proprio potere. Apri gli occhi di chi non riconosce nel prossimo il proprio fratello e la propria sorella. Illumina le menti di chi usa la propria forza non per difendere l'altro, ma per schiacciarlo. Signore, soffia il tuo spirito d'amore su tutti noi, tuoi figli. Rendici capaci di scoprire la tua volontà e di fare la nostra, e poter partecipare in unità fraterna alla costruzione del tuo regno di pace. Amen.
Grazie a San Lì, anch'egli seminarista del Pime di origine birmana, per la lettura di questa preghiera. E io adesso passo immediatamente la parola al cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, che ringrazio a nome vostro anche di essere presente, e a lui chiediamo appunto una riflessione conclusiva proprio dentro questo clima di preghiera così, così bello, così intenso. Grazie, Eminenza, della parola. Grazie, grazie a voi anche di averci fatto ascoltare queste parole, non soltanto la preghiera, ma anche le parole che ci hanno accompagnato. Artigiani di pace, è la beatitudine evangelica che Papa Francesco ricorda a tutti, incoraggiando tutti a fare pace. Artigiani, Dio lo è con noi, continuando a cercare la pace da instancabile artigiano del mondo, con la nostra materia, così imprevedibile, instabile, e combattendo contro il male, che usa gli uomini per tornare al caos, per dividere quello che l'amore pazientemente unisce. E sappiamo come è molto faticoso costruire, è rapido, rapidissimo, facile distruggere. Essere artigiani dà dignità al poco che possiamo fare. La pace non si misura con il risultato, perché la pace inizia nel piccolo gesto, grande sempre, come quello che abbiamo visto e ascoltato da Suor Anna Rosa, che si misura con la sproporzione evidente, drammatica, tra una donna indifesa e sola e uomini armati numerosi davanti a lei. Ecco dove inizia la pace. Ed ecco anche che cos'è la Chiesa, una madre che difende i suoi figli, che si mette in ginocchio per implorare Dio e per implorare gli uomini a scegliere la via della pace. Ed ecco che cosa possiamo essere ognuno di noi. Dove trova il coraggio la Chiesa? Dove trova il coraggio Suor Anna Rosa? Dove troviamo il coraggio ognuno di noi? Non è questione di coraggio, ma di amore, altrimenti non dipende da noi. Di amore per la sofferenza del suo popolo, come abbiamo ascoltato, perché il grido di dolore le ha toccato il cuore, perché non si può stare tranquilli o nascondersi dietro al non posso fare nulla se c'è tanta sofferenza, altrimenti finiamo per credere di restare sani nel mondo che è malato. E che sia presuntuoso e sciocco che avvenga, perché non si resta sani, sia e senza umanità non aiutare qualcuno accanto a me che ha bisogno. Ecco, io ho gridato ai dimostranti di entrare in clinica e sono andato davanti alla polizia, abbiamo ascoltato. Vedere e scegliere, non rimandare. Ho deciso di proteggerli, anche a rischio della vita. Se volete picchiare la gente, sparare sui dimostranti, fatelo con me, al posto loro. Questo è il cristiano, questo è l'amore, perché non riesco a sopportare che essi soffrano la violenza. Difende le persone e cerca la giustizia, debole e fortissima, fortissima, è davvero la forza dei deboli. Una suora, ma ha affrontato quella pandemia terribile della violenza che si moltiplica e ha iniziato a curarla con il suo gesto. È un'ingiustizia evidente, lo abbiamo ascoltato nella spiegazione della storia che Padre Bernardo con tanta attenzione ci ha trasmesso. E pensiamo anche a una storia di tanta ingiustizia, è stato ricordato prima quella dei Rohingya, gruppo etnico tra i più perseguitati nel mondo, secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite. E Papa Francesco ha proprio a loro chiese perdono e poi disse: la presenza di Dio oggi si chiama Rohingya. Ognuno di noi dia la risposta. Oggi possiamo dire che tutto il popolo di Myanmar. Ma deve scattare una consapevolezza che nessuno è così piccolo da non poter ottenere la pace. Un cinico direbbe: una scelta così non cambia,
il conflitto è in corso, alla fine può essere soltanto mettersi in pericolo. E quanto cinismo c'è in giro, tante volte gli analisti che evidentemente non sentono la sofferenza o non li riguarda, che pensano che i gesti siano inutili per poi arrivare a dire che non si può far nulla. Anche se fosse servito solo a risparmiare la vita di qualcuno, non è sempre salvare uno, salvare il mondo intero? Ecco chi è un operatore di pace. E questo, un operatore di pace, è accettare di essere piccoli, deboli, ma di non rinunciare mai ai gesti di pace. E il primo gesto di pace è metterci in ginocchio davanti al Signore. Davanti al Signore per implorare, un po' come abbiamo visto, come cerchiamo oggi, è il gesto più debole di tutti, è la preghiera, disarmata totalmente, ma anche quella che poi ci aiuta a avere e cercare sempre i gesti della pace, a disarmare i piani del nemico, a indicare la via del rispetto e della giustizia. Non disprezziamo mai l'umile gesto di pace, della preghiera e i nostri tanti possibili gesti di pace, per certi versi incredibili, come uscire e affrontare un reparto intero di poliziotti. Sì, questa è la scelta del cristiano, dell'artigiano di pace. Questa è la scelta che il Signore chiede a tutti e che è possibile a tutti, come abbiamo visto e come ci insegna la suora Anna Rosa. La pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le ferite, camminano dal conflitto all'unità. Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato a Ur dei Caldei, guardando le stelle, ricordando che dobbiamo guardare le stelle per camminare, trovare il cammino e trovare quindi il cammino della pace. Se Dio è il Dio della vita, e lo è, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è il Dio della pace, e lo è, a noi non è lecito fare la guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell'amore, e lo è, a noi non è lecito odiare i fratelli. Se Dio è il Dio dell'amore, e lo è, a noi tutti è possibile essere artigiani di pace. E dice, ci ha detto Anna Rosa, auguro a tutti di essere felici e sereni. Ecco, lì comincia la pace, con un cuore in pace che prega per i suoi governanti, che augura a noi di essere felici e sereni. È la pace. Amen. Crediamo nell'essere artigiani e costruiamo a partire da noi la pace. Grazie a Sua Eminenza. Chiediamo a lei di recitare a nome nostro e con tutti noi, che siamo uniti appunto idealmente in tutto il mondo, proprio il Padre nostro, che è la preghiera della fratellanza universale, e poi di darci la sua benedizione. Sì. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ecco, la benedizione è che il mio amare sia liberato dal male, che sia protetta la vita, che la pandemia della violenza, dell'ingiustizia sia sconfitta, e che la chiediamo per tutto il popolo del Myanmar, con l'intercessione di San Francesco Saverio, di tutti i santi missionari, di tutti i santi di quel paese. Ci accompagni la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Thank you.
misericordia solenate sopra tutti noi. Grazie di un mondo d'oscurità, e tutti i giorni, e le tue braccia ci spingeremo, dai la vita per noi, e a tuo cuore, che perdona, misericordia riceverà dal cielo, e a tuo cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo. Solo il perdono ricorderà pace nel mondo, solo il perdono ci svenirà, potenti di cuore, beato il cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo, beato il cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo. E nostra angoscia e ansietà, chiediamo agli altri morte, amore che non abbandona mai, vive in mezzo a noi, beato il cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo, beato il cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo, beato il cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo, beato il cuore che perdona, misericordia riceverà dal cielo. Bene, io ringrazio a nome di tutti gli organizzatori di questa serata, che ricordo, l'editrice missionaria italiana, Asia News, l'agenzia Asia News, la Federazione della Stampa Missionaria, il Centro Missionario PIME di Milano e il Seminario Teologico Internazionale del PIME di Monza, che è collegato appunto con noi, con Don Baù, che abbiamo ascoltato, con San Lì e con gli educatori e altri seminaristi appunto del seminario. Ringrazio ovviamente a nome vostro anche tutte le voci birmane che in questo momento non vediamo, le suore che hanno portato il loro contributo preziosissimo. Promettiamo a loro e a tutto il popolo del Myanmar, come abbiamo fatto questa sera, di continuare a pregare e di continuare ad informarci anche sulla situazione del Myanmar. Gli strumenti li abbiamo, l'agenzia Asia News, abbiamo il mensile Mondo Missione, che è anche un sito, abbiamo il quotidiano Avvenire, insomma non manca chi tiene un'attenzione costante ed affidabile su questo paese, su questa chiesa. E poi appunto teniamo viva la preghiera, sarebbe bello che anche nelle nostre parrocchie o in vari gruppi si ripetessero iniziative come questa di questa sera. L'altro avviso che voglio dare appunto a nome sempre di Amy è che la registrazione dell'incontro di questa sera vi arriverà in automatico sulla mail, quindi nel caso vogliate utilizzarla in un altro modo, appunto avrete la possibilità di riascoltare, di rivedere tanti spunti, tanti messaggi che questa sera abbiamo ricevuto. E l'ultima informazione invece riguarda il prossimo appuntamento
uno dei prossimi appuntamenti dei webinar EMI, e invito la regia tecnica a mostrarci la slide relativa a questo incontro importante, che vedrà come protagonista il cardinale Tagle in dialogo con Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera. L'appuntamento è per il 23 di marzo alle ore 18:30, appunto in adesione. Ci sono varie adesioni e questa occasione sarà per riflettere su, lo vedete il titolo, toccare le ferite del mondo, credere al tempo della pandemia. Il cardinale Tagle, sapete, è stato per tanti anni arcivescovo di Manila, attualmente è prefetto per la Congregazione dell'Evangelizzazione dei Popoli. Bene, con questo ringrazio davvero tutti e ci vediamo alla prossima occasione. Buonanotte a tutti e grazie.